quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto una patella con Sicily, con l'attacco Sicily, una patella gioiello. Sono limited edition, ci sono tre varianti di pellame in questo modo. Questo è un pellame bellissimo che cangia, guardate in base a come lo muovo, riflette i colori e cambia colore. Io lo trovo veramente stupendo. E ci sono altri due, diciamo, pellami, uno più argentato e uno più dorato. Sono, ripeto, limited edition, quindi ce ne sono pochissimi pezzi, una trentina in tutto circa. Dopodiché questo modello si può realizzare anche con altri pellami che non, diciamo, più normali, quindi più classici, tinta unita piuttosto che stampa a cocco o pittonato, ma non così, diciamo, gioiello, ecco come l'abbiamo chiamato e definito. La patella ha una larghezza di 20 cm, quindi viene una mini Sicily piccolina, e per realizzarla abbiamo deciso di utilizzare il cordino spaghetti che andremo a lavorare con un uncinetto 3,5. Come supporto per irrigidire la borsa io ho utilizzato la rete, è indispensabile irrigidire il pannello centrale della borsa, quindi potete usare il supporto che preferite, ma un irrigidimento, ripeto, per il pannello centrale è fondamentale. Nel mio caso appunto ho usato la rete da 0,5 mm ogni quadretto. Tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it come sempre, e questi sono gli inserti che realizziamo noi artigianalmente. Sono tutti in vera pelle, alla chiusura calamita, l'attacco di qua, quindi sono tutti i nostri, diciamo, inserti di produzione artigianale. Detto questo, vi lascio al tutorial. Un bacio. Per realizzare il nostro corpo borsa dobbiamo partire avviando 31 catenelle più una per girare, quindi un totale di 32 catenelle. Voilà, realizzate tutte e 32 le nostre catenelle, partiamo andando a realizzare una maglia bassa a partire dalla seconda maglia all'indietro e andiamo a realizzare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi al termine del giro ci ritroveremo con un totale di 31 maglie basse. Realizzato tutto il giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a realizzare il punto vero e proprio, che è un punto simile alla nocciolina, una lavorazione molto simile, ma non è una vera e propria nocciolina. Allora, per fare questo, dobbiamo andare a fare una maglia bassa nel primo punto, in questo modo. Dopodiché, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto a fianco, usciamo. Allunghiamo bene il filo in questo modo, in modo da avere tutti e tre i gettati lunghi. Prendiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo i primi due in questo modo. Rientriamo alla base nello stesso punto, usciamo e allunghiamo il gettato in modo da averne tre sull'uncinetto. A questo punto prendiamo il filo e li chiudiamo tutti e tre. Dall'altra parte, dalla parte del diritto, si è formata la nostra simil nocciolina. Punto a fianco, andiamo a fare una maglia bassissima di chiusura. In questo modo darà rilievo alla nocciolina. Quindi ripetiamo: carico il filo, entro nel punto seguente, estraggo il filo lungo le mie asole in questo modo. Prendo il filo e chiudo le prime due. Rientro alla base. In questo modo estraggo il filo, allungo, ho tre gettati sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo tutto. Punto a fianco, una maglia bassissima. Di nuovo, carico il filo, rientro nel punto, estraggo e allungo. Carico il filo, chiudo le prime due asoline. Entro alla base del punto, estraggo il filo, allungo e chiudo tutto, quindi è veramente molto molto semplice. Punto seguente, una maglia bassissima. Quindi se giriamo dalla parte del diritto, vedete che incominciano a formarsi queste nostre piccole sorta di noccioline, di simili noccioline.
Ok, quindi dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro, alternando una simil nocciolina e una maglia bassissima nel punto seguente. L'ultimo punto del giro, così come il primo, è una maglia bassa. Quindi andiamo a fare una maglia bassa. Una catenella, voltiamo il lavoro. Quindi vedete che dalla parte del diritto abbiamo tutta questa serie di noccioline, quindi molto bello, un punto rilievo simile nocciolina, veramente molto carino. Il giro di ritorno è un giro di maglia bassa. Quindi dobbiamo andare a fare tutte maglie basse. Una maglia bassa va fatta qui dove c'è questo, diciamo, buchino. Ok, vedete che ci sono 1, 2, ci sono questi buchini. 3, 4, ci sono questi buchini. Quindi una va sempre presa qua. E facciamo una maglia bassa. L'altra maglia bassa vanno prese le maglie dietro la nocciolina. Vedete che sono proprio qui davanti ho la nocciolina, qui dietro ho queste due asoline che compongono il punto, eccole qua, una e una due, e prendiamo queste qui e facciamo una seconda maglia bassa. Quindi poi di nuovo una nel forellino, diciamo che abbiamo l'altra dietro la nocciolina. In questo modo vi consiglio, soprattutto per i primi giri, di fare questo giro di maglia bassa contando le maglie. Le maglie devono essere 31 e quindi quando avete finito il giro dovete sempre ritrovarvi con queste 31 maglie. Se no, se non le avete, c'è qualche problema, magari ne avete saltata qualcuno, se ne avete di più ne avete fatte troppe. Quindi finché non prendete dimestichezza, è un giro dove qui possono sorgere degli errori. Molto sovente, quindi io vi consiglio appunto, soprattutto all'inizio, di contare sempre le maglie finché poi non prendete appunto dimestichezza e non ne avrete più bisogno, però vi consiglio per sicurezza, soprattutto i primi giri. Ok? Quindi sempre una maglia bassa qui dove c'è questo forellino, diciamo che sarebbe la maglia bassissima del giro precedente, e poi una qua prendendo le maglie dietro la nocciolina. Andiamo a rimontare tutti i nostri punti. In questo modo, terminato il giro di maglia bassa, sempre una catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare il nostro punto simil-nocciolina. Quindi abbiamo detto che il primo punto è sempre una maglia bassa, dopodiché ripartiamo a realizzare le nostre noccioline, a seguire una maglia bassissima e così via. Quindi riprendiamo la sequenza e dovremo alternare sempre questi due giri, quindi un giro di noccioline e un giro di maglia bassa, fino ad aver realizzato l'intero pannello del nostro corpo borsa della dimensione che ci occorre. Quindi sempre un giro di noccioline e il giro di ritorno sempre a maglia bassa. Allora, guardate, ho realizzato l'intero pannello, per una lunghezza pari a 40 centimetri. Quindi questo è il pannello che ho realizzato e che adesso dobbiamo andare a indurire con la rete. Quindi ho tagliato, giriamo il pannello al contrario, al rovescio, e poi ho tagliato una striscia di rete esattamente della misura, del mio pannello. Vedete che monta perfettamente, esattamente della misura. E adesso andiamo con il giro di scontorno, andiamo con il giro di scontorno a bordare il nostro pannello unendoci direttamente alla rete. Quindi prendiamo l'uncinetto, io ero arrivata qua, quindi ho il mio cappietto, l'asolina qui che non ho staccato il filo né niente. Partiamo a fare un giro di maglia bassa sul lato lungo. Poi è uguale, potete partire dal lato che preferite, ma andiamo a inserirci qui nel primo punto, in questo modo, e prendiamo anche il primo quadratino della rete insieme, tiriamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa.
entro nel secondo punto, entro in corrispondenza anche nel secondo quadrato della rete, vedete che l'ho preso insieme con l'uncinetto. Usciamo e facciamo una seconda maglia bassa e così via. Quindi per ogni punto di diciamo scontorno corrisponde un quadratino di rete che dovete prendere e inglobare insieme nella lavorazione, vedete? In questo modo, proprio per fissare la rete al pannello. Quindi procediamo così e facciamo tutto il lato e poi tutti gli altri, ok? Tutti gli altri lati, tutti e quattro i lati. Quando arriviamo sull'angolo qua per girare facciamo una catenella, quindi una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sull'altro lato. Questo ci permette di avere un angolo perfetto per girare e sempre, mi raccomando, inglobando, andando a fissare la nostra rete. Vedete che qui c'è il pezzo che ho già attaccato, ok? Quindi dobbiamo andare a fissare insieme la nostra rete. Allora, partiamo. Per realizzare il laterale dobbiamo avviare 13 catenelle più una per girare, quindi 14 in tutto. Dopodiché il primo giro è un giro di maglia bassa, quindi andiamo a inserirci nelle catenelle e dobbiamo fare una maglia bassa per ogni catenella, quindi alla fine ci ritroveremo con 13 maglie basse. Arrivati al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Il primo punto è un punto basso. In questo modo, dopodiché invece riprendiamo a lavorare il nostro diciamo punto simile nocciolina, quindi gettato sull'uncinetto, entriamo nel punto, estraiamo il filo, chiudiamo i primi due gettati, rientriamo nel foro, estraiamo il filo e chiudiamo tutto. Quindi questa è la nostra simile nocciolina. Punto a fianco, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo così per tutto il giro. L'ultimo punto del giro, esattamente come il primo, è una maglia bassa. In questo modo. Abbiamo terminato il primo giro, la parte dritta dell'altra parte, che sarebbe questa. Adesso catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa, esattamente come prima. Quindi di nuovo andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto. Al termine del giro, magari ricontate le maglie, devono essercene sempre 13 per essere sicuri di non aver fatto errori, perché in questo giro generalmente è quello dove possono sorgere dei problemi. Voilà, e adesso di nuovo a catenella, voltiamo il lavoro e rifacciamo un altro giro di punto simil nocciolina. Quindi procediamo così fino ad aver ottenuto il nostro laterale completo, che io ho già realizzato uno, che è questo, per un'altezza pari a 17 cm. Quindi questo è quanto dobbiamo realizzare i due laterali così. Una volta che abbiamo realizzato il nostro laterale, dobbiamo andare a procedere al nostro solito giro di scontorno, quindi dobbiamo andare a realizzare un giro di maglia bassa su tutti e quattro i lati. Io adesso qui avevo staccato il filo, potete farlo anche al termine del laterale senza interruzioni. Vi inserite comunque nel primo punto e andate a fare una maglia bassa. E per ogni punto sottostante realizziamo una maglia bassa, quindi semplicemente un classico giro di scontorno che serve ad ugualizzare, diciamo, i bordi e poi ci aiuterà nell'assemblaggio della borsa quando dovremo unire tutti i pezzi anche al pannello del corpo borsa.
Al termine del lato andiamo a fare una maglia bassa nell'ultimo punto, una catenella e di nuovo una maglia bassa nell'ultimo punto, in questo modo, e dopodiché giriamo e cambiamo lato, quindi lavoriamo poi sull'altro lato. E procediamo così fino ad aver completato tutto il giro e aver bordato l'intero laterale. Una volta che abbiamo i due laterali che lasciamo morbidi, quindi io non li irrigidisco con la rete, mentre invece il pannello del corpo borsa sono andato a irrigidirlo con la rete, non ci resta che andare ad assemblare il tutto, quindi a mettere i laterali e unire i laterali con il corpo borsa, in modo da creare la nostra borsetta. Quindi adesso vediamo come assemblare il tutto. Allora, prendiamo il nostro laterale, il corpo borsa, li mettiamo affiancati uno all'altro in questo modo. Poi prendiamo l'uncinetto con il cappietto, con un cappietto, e andiamo a inserirci nell'asolina più esterna, quindi questa qui, del punto di scontorno del pannello della borsa, mentre andiamo a prendere l'asolina più interna del giro di maglia bassa di scontorno del laterale. In questo modo ne abbiamo caricata sull'uncinetto una e una. Agganciamo il filo e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Guardate voilà. Così. Dopodiché ripetiamo il procedimento, quindi asolina, asolina, filo e maglia bassissima, asolina, asolina e chiudo. E procedo in questo modo per tutto questo lato, dopodiché attaccheremo questo lato di qui in questo modo e per ultimo andremo ad attaccare l'altro lato dall'altra parte. Quindi procediamo così, attaccando tutto il laterale lungo tutti e tre i lati. Andiamo a posizionare il nostro inserto in questo modo, centrandolo, che poi tiene esattamente la larghezza del pannello che abbiamo realizzato, quindi lo andiamo a posizionare sul dietro della borsa in questo modo. Prendiamo la nostra gugliata di filo con l'ago tirafettuccia e andiamo a cucire e a fermare la patella, quindi qui ci vuole un attimo di pazienza, bisogna infilarsi nel foro dell'inserto, prendere il corpo borsa e uscire dall'altra parte. Quindi io punto all'interno e poi direttamente nel primo foro, in questo modo, in modo da bloccare il nodo all'interno della borsa. Così, poi passo nel secondo foro e in corrispondenza nel corpo borsa. Teniamo una mano all'interno per poter andare a recuperare l'ago e tirarlo fuori. Questo è un po' difficoltoso, ecco. Poi soprattutto farlo davanti alla videocamera è ancora più difficoltoso perché sono in una posizione molto scomoda, ma cerchiamo di rendere la cosa visibile per tutti. Quindi teniamo il nostro inserto posizionato così. Passiamo all'interno della borsa ed entriamo nel foro successivo, quindi mi raccomando sempre corpo borsa dove dovete prendere il corpo borsa e uscire con l'ago e poi vi infilate nel foro dell'inserto e tiriamo. Di nuovo foro, corpo borsa.
tiriamo. Di nuovo rientriamo nel corpo borsa, foro dell'inserto e tiriamo il filo. In questo modo. E così via, dobbiamo procedere così per tutta la riga. Allora, una volta terminato la prima parte della cucitura, il primo giro diciamo di andata, dobbiamo eseguire il giro di ritorno come sempre, ovvero vedete che qui abbiamo fatto un punto, un punto, un punto, ma nel mezzo ci sono degli spazi vuoti, quindi dobbiamo tornare indietro e andare a rinforzare la cucitura passando in tutti gli spazi vuoti che abbiamo lasciato. Quindi adesso è un po' più semplice perché abbiamo l'inserto fermo, quindi dobbiamo inserirci sempre nel nostro corpo borsa. Torniamo indietro, quindi usciamo nel primo foro e andiamo, vedete, a puntare e a riempire gli spazi vuoti. Così. E vedete che qui adesso abbiamo ad esempio tre punti consecutivi senza più lo spazio vuoto. Quindi di nuovo torniamo indietro per tutta la riga e andiamo a fare a terminare, diciamo, di cucire l'inserto. Così per tutto il giro. Una volta fatta la cucitura, questo è il risultato finale, io sono soddisfattissima. Qui si apre, l'ultima cosa che ci manca è andare a inserire la calamita, quindi andate a inserirla passando tra la rete e la fodera e schiacciate le alette, ok? In corrispondenza della chiusura della patta. Se volete potete inserire i piedini, soprattutto se fate la borsa di colori chiari come la mia, che se dovesse appoggiarsi per caso da qualche parte è un po' più protetta e non si sporca, quindi adesso credo che andrò a metterli, e poi come ultima cosa la fodera all'interno, soprattutto per mascherare la rete. Quindi questo è quanto, spero che il progetto vi sia piaciuto, io sono veramente contenta e questa pelle è wow. Mi raccomando, correte sul sito perché è edizione limitata, ci sono pochissimi pezzi, terminati i quali non sarà più disponibile, quindi approfittatene. Un bacione.